Life Social. Bentornati amici dei social, sempre qui sulle frequenze Radio Lombardia. Il nostro viaggio nel cuore della notte prosegue, come al solito siamo sempre con voi tutti i weekend, dalla mezzanotte fino alle 3 del mattino, con tanti ospiti che ci vengono a trovare. Vi presento il prossimo amico qui vicino a me, che ci parlerà dell'associazione War Soft Air, Total War Soft Air. Adesso mi racconterà un po' tutto Andrea Reitano. Ciao Andrea, buonasera, benvenuto. Ciao a tutti, ciao. Come va? Benissimo. Sei vestito militare a caso? Sì, mi sono portato avanti, diciamo. Assolutamente sì. Allora, Andrea, raccontami un po' tutto dell'associazione, da quanto tempo esiste e che cosa fate. Allora, noi siamo nati già nel 2013-14, adesso non ricordo perfettamente, siamo a Rho, ci occupiamo di soft air, che è un bellissimo sport, una bellissima attività, un bellissimo gioco che tutti possono fare, e siamo a Rho. Questo gioco è fantastico perché unisce l'aggregazione, lo spirito di aggregazione, più insieme anche il movimento e la tattica, ed è molto lo consiglio a tutti perché è veramente divertente. Assolutamente sì, ci sono state diverse tecniche negli anni. Come funziona adesso? C'è un gruppo di giocatori che arriva, viene bardato, ha in mano armi ovviamente che esplodono, che cosa? Pallini di plastica. Pallini di plastica. In verità adesso sono biodegradabili per rispetto dell'ambiente, come tutto, diciamo. Sì, praticamente si può venire già attrezzati, quindi o con la propria squadra, ma anche singolarmente, ma si può anche giocare se non si è mai giocato, quindi ti diamo tutta l'attrezzatura, te la noleggiamo e ti daremo quindi la mimetica, la maschera, che è la cosa più importante, e il fucile con i pallini, e puoi giocare tranquillamente anche con chi è, o con, se vuoi fare una festa di compleanno, oppure anche con persone che sono già esperte nel campo. Assolutamente, quindi non è necessario avere una propria squadra, anche se non ho mai giocato e non conosco nessuno che vuole venire, c'è la possibilità di aggregarsi. Come funziona da questo punto di vista? Perfettamente, proprio questo è il bello, perché anche se sei da solo puoi chiamare, puoi prenotare, chiedi disponibilità. Di solito si gioca la domenica mattina per sapere che siamo molti a giocare, e quindi puoi aggregarti anche se sei da solo, anche con tuo padre se sei piccolino magari. Non ci sono limiti di età? Ma diciamo il limite più che altro se sei già una persona che ha fatto qualche sport, che sei iscritto in qualche squadra, che hai un po', diciamo, non hai paura di queste cose. Certo. Seppure è una cosa molto 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 sicura e molto semplice, niente di specifico. Quindi insomma lo consigliamo a tutti. Avete anche diverse aziende che fanno team building da questo punto di vista? Sì, abbiamo fatto anche team building, vengono varie aziende che ci vengono a trovare, fanno magari un percorso più grande, poi saltano anche da noi, c'è una cena per i fatti loro magari, e fanno uno step da noi, si divertono tantissimo. Quanto dura il tempo in cui siamo in battaglia? Perfetto, questo dura 4 ore, però. Quindi si parte la mattina dalle 9 e si finisce alle 13, oppure dalle 14 alle 18, sempre prenotando. C'è di mezzo magari qualche break velocissimo per mangiare qualche snack. Non è una cosa frenetica, quindi si può farla tutti proprio per questo, perché nessuno ti obbliga a fare niente di quello che non vuoi fare, e nessuno ti obbliga a continuare se ti vuoi riposare un attimino. Fantastico. E per quanto riguarda gli spazi invece? Sì, noi abbiamo il nostro campo che si trova proprio a Rho, è un campo boschivo ed è recintato, quindi non è, anche per questo è molto sicuro, non ci sono interferenze con nessun tipo di attività o di altre persone dall'esterno. Questo è molto importante nel soft air, ed è abbastanza allestito con tantissimi ripari che si possono utilizzare per giocare. Se tu dovessi dirmi tre caratteristiche particolari per chi non ha mai vissuto un'esperienza del genere, non necessariamente ovviamente le solite cose, ecco, che cosa, come descriveresti con tre parole il soft air per chi non ha mai provato una disciplina del genere? Allora, vediamo cosa potrebbe essere. Intraprendenza, ovviamente classico divertimento forse. Beh certo, ma va detto. Ma proprio... veramente divertimento, e poi se ci si appassiona anche proprio il movimento, la tattica, quella è la cosa più bella che si può applicare in questo gioco. In questo gioco quanto grandi possono essere le squadre, di quanti componenti? Nel nostro campo diciamo una decina, 12 persone a squadra, possiamo anche giocare anche da veramente pochi, minimo di 6 persone fino al massimo di una trentina di persone. Assolutamente sì, insomma Andrea ha spiegato perfettamente il tutto. Come fate voi a rintracciare invece fisicamente l'associazione che è in zona Rho, come vi dicevo in precedenza? Il numero di telefono è il 340-596-1038, c'è un indirizzo mail che è totalwarsoftair@gmail.com.
Facebook è Total War Soft Air e Instagram Total War Soft Air. Come vuoi concludere questa intervista, Andrea? Scegli se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi fare un ringraziamento o un saluto a qualcuno che ti sta ascoltando in questo momento. Sì, volevo dire di provare, perché provare, tanto soprattutto anche i genitori hanno un po' di paura su questa cosa. Provate una volta, giocate con i vostri figli e vedrete che in verità vi appassionerete pure voi, perché è una cosa è diversa, non è quello che pensate, non c'entra niente la guerra, seppur si chiama Total War, ma è soft air. E questo è importante, la cosa più bella che possa esserci da condividere anche in famiglia. Hai spiegato perfettamente il tutto, bravissimo Andrea, uno spot perfetto per il soft air, così abbiamo spiegato realmente che cos'è. Io ti ringrazio per essere stato con noi in questa serata, ti auguro una buona notte e la prossima volta. Ti ringrazio tantissimo. Grazie mille ad Andrea Reitano, ricordatevi War Soft Air e andate sul sito, anzi su Instagram, che è meglio, Total War Soft Air, mi raccomando, non perdete questa occasione, a tra poco.